stato semplificato un percorso storico lunghissimo, un percorso storico che ha durato 20 anni, percorso storico dell'Ucraina, di un paese che da decenni, sottolineo, vive un dramma di essere rimasto staccato a forza, con la forza, da quello che era la sua patria naturale. Quindi è un frammento, anche se un frammento con la sua forte identità, però comunque a livello globale è un frammento del mondo russo. Su questo è inutile, insomma, polemizzare. Sì, c'è qualcuno che può dire che Ucraina è una nazione, o come abbiamo visto negli ultimi decenni la follia dei nazionalismi, sono stati creati anche in Ucraina dei correnti del pensiero, hanno revisionato la storia, gli ucraini hanno inventato la ruota, Gesù Cristo era ucraino, insomma ci sono state delle cose abbastanza ridicole. Io ho letto tra l'altro alcuni libri di storia scolastici ucraini, è veramente uno schiaffo alla civiltà intera, perché insomma manipolare in questo modo la storia non è pericoloso soltanto per chi la legge, ma anche per chi vive poi con le persone che la leggono. Purtroppo gli ucraini sono capitati agli avventurieri nella sua politica. Hanno cominciato subito a demolire quel paese, derubarlo, rivenderlo a pezzettini a chiunque, e questo l'abbiamo visto da primi anni dell'indipendenza ucraina. Varie guerre, varie operazioni storiche hanno creato questo paese, e dentro sono finiti tanti popoli: sono ebrei, sono moldavi, sono ucraini, sono cosacchi, sono russi, sono polacchi, sono bielorussi, sono tutti lì. È un enorme calderone dove ci sono diversi popoli, diverse culture che pensano diversamente e hanno una diversa visione della storia. Lì hanno giocato molto sporco con l'identità degli ucraini. Gli ucraini sono diventati nazionalisti. Quando arriva un politico e mi dice: guarda, domani tu non puoi parlare la tua lingua, i tuoi figli devono studiare nella lingua che ti indico io, gli ucraini hanno cominciato insomma in qualche modo rivendicare la propria indipendenza, la propria struttura nazionale, attaccando gli altri. Nella storia li abbiamo conosciuti questi focolai di nazionalismo così esaltato. Per non andare troppo lontano, erano i nazisti tedeschi, che si sentivano più tedeschi se ammazzavano gli ebrei. Questo è il concetto della nuova ideologia che è stata fondata in Ucraina in questi 20 anni. Sottolineiamo 20 anni che hanno portato il paese a quelli drammatici eventi che sono avvenuti un anno e mezzo fa. Per un pubblico attento e colto, capace di interpretare gli avvenimenti storici, la rivoluzione di Maidan doveva apparire già di per sé un evento strano. Uno, perché solo una persona poco educata e corta nel pensiero, per non dire un cretino, può credere che un intero popolo di un intero paese come Ucraina può prendere il suo posto su una piazza, armato con le spranghe, con delle armi da fuoco.
partecipò anche un numero indefinito di militanti delle organizzazioni neonaziste provenienti da Polonia, insomma non erano neanche ucraini, perché lì bisogna dire che in tutto questo misto di rivoltosi c'erano tante persone che con Ucraina non avevano niente a che fare, non parlavano neanche la lingua ucraina. C'erano tanti ragazzi provenienti dalle repubbliche limitrofe dell'ex Unione Sovietica, quindi Lituania, Latvia, Estonia, c'erano i polacchi, c'erano i tedeschi. Così fu soppressa brutalmente prima la anti-manifestazione su Maidan. Queste persone hanno dovuto scappare portando via i loro feriti, ci sono testimonianze, anche video testimonianze, li fermavano fuori città, intere pullman, facevano scendere gli uomini dove li picchiavano brutalmente, li spaccavano le facce con le mazze. Era tutto come nel Medioevo, insomma, come nelle epoche dell'inizio del potere hitleriano. Erano questi giovani ragazzi pieni di volontà di distruggere, a cui è stato dato il potere di farlo, e loro distruggevano allegramente e si riprendevano anche con telefonini, visto che oggi siamo tutti tecnologici, anche loro sono tecnologici, e grazie a questo oggi possiamo su YouTube trovare molti filmati di questi personaggi, quindi ci sono testimonianze chiare. Successo tutto secondo i piani, è andato tutto secondo i piani, perché tutto quello che è avvenuto non è stato un caso di spontanea rivolta popolare contro un cattivo premier, presidente corrotto, contro una nomenclatura che strozzava il paese, povero popolo uscito fuori e ricordando il suo grande passato, abbracciando la sua idea nazionale, ha mandato via cattivo tiranno. Successo tutto molto diversamente andato. Ci sono state preparate i presupposti, le situazioni, con intervento, guarda caso, occidentale. Ci sono stati molti organizzazioni non governative occidentali che lavoravano lì, molte di loro erano rivolte ai personaggi come Soros, che conosciamo bene, come Opera e chi è, cioè è inutile parlare tanto di lui perché è una canaglia, cioè una persona, una canaglia che ha fatto la vita da canaglia, si è coperto con l'idea della democrazia universale e sotto questa coperta fa soliti giochi sporchi che farebbe qualsiasi canaglia che ama i soldi e che vuole sempre di più e vuole distruggere, ovviamente, perché nel globo per fare più soldi bisogna andare verso le aree ancora non contaminate dai meccanismi occidentali. Cioè lui non può fare le sue operazioni negli Stati Uniti d'America, perché lo ammazzeranno, perché lì sono tutti furbi come lui. Per derubare e insomma creare dei presupposti per i suoi crimini, lui ha bisogno di altre aree, innanzitutto non protette dalle leggi occidentali, e meglio se non protette proprio da nessuna legge. Per questo la guerra e la rivoluzione sono situazioni perfette, perché si può proporre qualsiasi cosa, si può fare qualsiasi cosa. Se c'è una persona che ti impedisce di farlo, si può eliminare, tanto non c'è un codice, non c'è una costituzione che la protegge, perché c'è la guerra. E noi sappiamo benissimo che negli Stati Uniti quello che governa è l'economia, lì non c'è un governo autoritario. Peggio quando governo autocratico sostituito da questi governi frammentati dell'economia,
sono tanti, sono insieme, a volte sono anche in guerra tra loro. Noi abbiamo visto questo in Iraq, hanno demolito un paese per guadagnare i soldi, hanno inventato una guerra, hanno raccontato le bugie in diretta alle Nazioni Unite, facendo vedere una provetta dove nessuno ha capito cosa si trovava, e con questo invadendo un intero paese, spodestando una persona che era comunque eletta dal popolo e che governava, che aveva una struttura. Quindi loro hanno fatto lo stesso in Ucraina, solo che non avevano bisogno di nessuna provetta e non avevano bisogno di invadere Ucraina militarmente, perché loro cambiare governo lo potevano anche fare senza rivoluzione. La rivoluzione è stata voluta soprattutto per creare questo buco nero, questa assenza della legge, della Costituzione. Il paese doveva essere sprofondato nell'illegalità, perché se loro avrebbero investito nel cambiamento del potere in Ucraina legale, e lo potevano fare, bastava aspettare le elezioni, quei 5 miliardi che la Ashton aveva dichiarato che loro hanno investito nella rivoluzione ucraina, loro tranquillamente potevano investire anche solo 1 miliardo in campagna elettorale di un loro candidato, e in un paese piccolo come Ucraina con 1 miliardo si poteva vincere senza problemi. Però loro hanno preferito la via della rivoluzione perché loro avevano bisogno di creare una situazione di illegalità. Gli sono sfuggite di mano due cose. Gli è sfuggita di mano innanzitutto la dinamica. Secondo loro la dinamica doveva essere molto più veloce, invece non è stato così. Forse perché ormai Pacia ha dimenticato come progettare bene le rivoluzioni, perché loro sono abituati ormai a fare le guerre dirette e sovvenzionare il terrorismo, come hanno fatto sempre in Afghanistan, come stanno facendo adesso in Siria. E quindi questo tipo di operazioni non hanno fatto da parecchio tempo, e adesso un po' è sfuggita di mano questa situazione. Quindi la dinamica era totalmente nel loro sfavore. E seconda cosa molto importante, non hanno calcolato assolutamente l'esistenza di un polo importante del popolo ucraino, quello che si riconosce con il mondo russo. Loro credevano, e questo si vince da discorsi che fa Ashton, discorsi telefonici che lei fa con Premier lituano, insomma, anche quando parlavano di queste situazioni in piazza, dei cecchini che sparavano, dove stesso lituano, nemico dei russi, che non ha assolutamente nessun interesse di difendere gli ucraini pro-russi, dice all'Ashton: guardate che ci sono stati i cecchini che sparavano dalla parte dei ribelli, e sparavano non solo a poliziotti, sparavano anche sui ribelli. Dobbiamo indagare su questa cosa. Ashton, una povera demenziale democratica statunitense, e per questo a lei sfuggito di mano questo nucleo di persone che è esploso. E quando loro hanno visto il paese distrutto, spaccato in due parti, quando le è andata via la Crimea, questo veramente era shock. Loro erano sotto shock. Loro non volevano assolutamente lasciare Crimea. Secondo loro piani, secondo piani americani, Crimea doveva essere già diventare un'intera base militare statunitense, e da lì si potevano fare le azioni sia contro la Russia. Questo era un pugno dentro lo stomaco di sia Russia che di Medio Oriente. Crimea è un posto importante, e lì si poteva fare azioni
raid contro Iran, anche la Siria. Crimea hanno perso e questo è stato un enorme fallimento, per questo loro erano in collera quando Crimea è andata via, ma non potevano farci niente, perché il popolo della Crimea voleva tornare a casa, alla sua casa storica che è la Russia. È cominciata la guerra nel Donbass, gli ucraini non sono così facilmente conquistabili, quella parte degli ucraini che intendo che si riconosce ancora con il popolo russo, con il popolo ortodosso, e loro hanno cominciato a difendere se stessi. В общем, очень все тело изрешечено было, и голова, и живот, ноги, все. Вот такие маленькие железненькие эти, мы даже одну там оставили себе это. Вот. Ну, муж вроде бы, как говорится, сразу погиб, а соседа очень сильно травмировала. Просим помощи, передаем туда, пусть оставят нас, и оставят нашу землю в покое. Мы только за Россию, и мы хотим быть вместе с Россией, но не с Киевом. E su questo, nonostante anche il silenzio dei media, noi sappiamo molto grazie all'informazione indipendente, grazie ai blog, grazie ai giornalisti che spesso, sacrificando proprio tempo e i propri mezzi personali, vanno lì e raccontano la verità. Per cui in generale questa rivolta, questa rivoluzione è un progetto fallito. I mass media occidentali sono da molto tempo, hanno un atteggiamento delle donne facili. Loro fanno qualsiasi cosa, anche le cose che magari a livello personale, etico, non gli piacciono, però li fanno a pagamento. Da noi, in Occidente, i giornalisti sono vittime dei contratti. Contratti fatti in tale modo che se il giornalista una volta decide di dire, condividere, informare, seguendo la sua propria opinione, queste persone, i loro capi, li licenziano. Il giornalismo occidentale è una prostituta, fine, punto e basta. Loro non hanno nessuna capacità di informare. Loro sono stati trasformati dagli anni di manipolazione in un organismo dedito soltanto alla condizione delle masse. Fine. L'informazione occidentale è una puttana che si vende per i soldi. Я не буду комментировать то, что вы видите сейчас на своих экранах. Слушайте музыку! С той стороны идет насилие!
той стороны идет смерть. А здесь музыка древняя, вечно живая, лирическая музыка о Киеве. Moltissime persone non sanno ancora che cosa è accaduto più di un anno fa a Odessa. Ce lo può raccontare? Ma ad Odessa è stato un massacro di persone che hanno cercato di manifestare insieme contro l'esito di questa fantomatica rivoluzione di Maidan. Una parte di questo paese ha deciso di manifestare, di dire la sua, di spiegare che loro non sono d'accordo con quello che succede su Maidan, che loro non vogliono questa rivoluzione, che loro vogliono piuttosto un cambiamento svolto a livello legale, un cambiamento svolto votando democraticamente. Manifestanti di questa organizzazione che cercava di contestare le idee e le volontà dei manifestanti di Maidan, perché loro ovviamente difendevano innanzitutto la loro origine, la loro appartenenza al mondo russo, e quando qua diciamo russo non intendiamo l'impero russo e non intendiamo l'impero di Putin, intendiamo un mondo russo a cui apparteniamo tutti noi russi. Anch'io appartengo al mondo russo in Italia e per questo non devo essere massacrato o ucciso. Le persone che sono uscite in Odessa sono usciti proprio a manifestare contro questi avvenimenti. Volevano difendere il loro diritto di essere, di esistere così come sono. In Odessa sono stati massacrati e bruciati vivi in casa, in palazzo, circa 70 persone, prese a sprangate mentre saltavano dalle finestre, finite con pistolettate in testa, nel mentre tutto questo si filmava allegramente dai loro assassini. Sono stati circondati da questi squadristi, ma non mi viene neanche chiamarli neonazisti, perché non sono veri neonazisti, sono semplicemente lobotomizzati con l'estremismo, con una revisione di neonazismo, di social nazionalismo, che revisionate in una maniera spietata anche nei confronti di quei nazisti che oggi sono morti sottoterra e che una volta sterminavano gli ebrei, facevano le cose orrende e demolivano Europa. Ma anche loro, quelli che si trovano sottoterra, oggi non sarebbero d'accordo con questi giovani che si chiamano neonazisti, ma non lo sono. È un branco dei demoni che vogliono la violenza, non sanno con che cosa, come legarla, e allora sono inventati questo fiocco di nazionalsocialismo, ma non sono, perché se noi guardiamo le loro azioni, loro servono ai primi nemici dei nazionalsocialisti, ai capitalisti americani. Cioè, se tu mi fai vedere un neonazista che picchia un bianco con le parole "arriverà Obama e porta qua il diritto", mi viene da ridere, perché un bravo neonazista dovrebbe odiare questo negro, perché per lui Obama è un negro, che è una parola tremenda, terribile, razzista, ma è così. Un negro che sta mandando avanti un esercito di neonazisti che credono che lui è il sole del futuro. Queste persone con questa voglia sono arrivate davanti alla casa di sindacati in Odessa e hanno compiuto uno dei più terribili massacri che lascerà un'impronta molto importante nel futuro di questo secolo. Questo gesto è ancora avvolto dalla nebbia di disinformazione.
E ovviamente anche giornalisti occidentali che hanno raccontato un sacco di bugie, che hanno in qualche modo infangato i nomi delle persone morte in questo massacro. La storia li punirà. Бомбежки. Кто постреливает? Украинцы. С украинской стороны. С украинской стороны все снаряды летели. Смотрите, детский центр, больница, дома, одна школа, вторая, там садик. Инфраструктура. Инфраструктура конечно полностью мирная. Нет никаких здесь ни военных объектов. Да. Здесь было красиво все. Что это такое? Так что рассказывайте у себя на родине, что здесь происходит на самом деле. Это хорошо, что детей не было в школе на тот момент. А если были бы дети? Что бы... Вы зайдите со двора, посмотрите, что там творится. А у нас это работа для мужчин. Для мужчин у нас все работают. И женщины, мужчины. Женщины, детей, да, и женщины, и мужчины работают. Все. Работяги, у нас работяги все работают. Вот мы никуда не уезжали. Мы здесь. Мы не предаем родину. Здесь. Суждено погибнуть. Так значит суждено. Но мы выиграем. Фашизм не пройдет у нас. Вот. Так что все будет у нас хорошо. Вот. И наш народ в это верит. Мы выиграем. По-любому выиграем. Вот. А, грация. Io ti amo, Италия. Бена. Италия супер Бена. Все будет хорошо. Мы люди сильные. Так вас нельзя победить. Che cosa la spinta a rischiare la vita in prima persona per informare la popolazione occidentale su ciò che stava avvenendo? Beh, io ho iniziato a seguire gli eventi di questa guerra già dagli inizi, già con gli eventi della città di Slavyansk, quando secondo me c'era ancora la possibilità di risolvere la questione da un punto di vista diplomatico, politico. Cosa mi ha spinto? Sicuramente la voglia di fare chiarezza. Quando mi accorgo che nel cuore dell'Europa orientale, a qualche ora di volo dalle nostre città italiane, c'è una guerra che sta causando decine di migliaia di profughi, con migliaia di morti, soprattutto tra i civili, con decine di bambini uccisi, e contemporaneamente mi accorgo che non c'è copertura mediatica sui nostri media, e se c'è è solo in maniera marginale, mi rendo conto che parlare di questa guerra non è semplicemente un obbligo professionale,
ma diventa soprattutto un dovere morale. Ecco, io nei miei lavori ho sempre cercato di dare voce a chi in questo momento sta soffrendo a causa della guerra, e ho sempre cercato di descrivere attraverso i video e le immagini i drammatici eventi di questa guerra. Lei rappresenta Kiev a febbraio 2014 durante la manifestazione di Piazza Maidan. Ci può dire che cosa ha visto con i suoi occhi? Beh, io ho visto tanti manifestanti in divisa mimetica marciare in piazza armati di scudi, di mazze, con il viso coperto. Ho sentito tanta gente inneggiare all'Unione Europea senza nemmeno sapere cosa in realtà sia l'Unione Europea e quanti danni questa Unione Europea sta facendo ai popoli europei. Ho visto esagitati che, inneggiando la democrazia, lanciavano molotov contro la polizia. In sostanza la piazza era un grande accampamento militare. Ma soprattutto, ecco, io in piazza ho percepito e si sentiva un altissimo livello di violenza e un fortissimo sentimento antirusso. Ecco, questo lo posso assolutamente confermare. C'è stato un golpe in Ucraina. Это баррикады. Proprio l'Occidente, che tanto ha appoggiato e appoggia il governo attuale ucraino, quell'Occidente che ha posto e esige come fondamento della cosiddetta democrazia libere elezioni in grado di determinare i leader politici che dovranno guidare il paese, ha appoggiato questa protesta che di fatto ha cacciato il leader legittimo. Io ricordo che il presidente Yanukovych venne regolarmente eletto, vinse le elezioni che furono definite regolari dagli osservatori internazionali. Quindi, secondo me, di certo non siamo di fronte a un tipico esempio di democrazia nel caso ucraino. Secondo me noi siamo di fronte a un conflitto di tipo etnico. Si dovrebbe parlare a lungo, in questo caso, di questioni identitarie. L'Ucraina è un paese giovanissimo, nasce col crollo dell'Unione Sovietica e dall'Unione Sovietica eredita una situazione di tipo, dal punto di vista della popolazione, di tipo multietnico. Nei miei lavori io ho sempre parlato di un paese dalle due anime, l'Ucraina, quindi un'anima ucraina e un'anima russa. Ed è proprio su queste due anime che fino ad ora il paese ha vissuto. Ora, con l'arrivo a Kiev del nuovo governo di orientamento antirusso, questo equilibrio si è totalmente infranto. Anche da un punto di vista linguistico, ad esempio, la lingua nazionale è l'ucraino, certamente, parliamo dell'Ucraina, ma non va dimenticato che il russo era invece la lingua più parlata all'interno del paese, tranne ad esempio che le regioni occidentali. Io ho un ricordo molto toccante, l'anno scorso, con l'inizio dell'anno scolastico, mi trovavo in una scuola e ricordo un insegnante che in una classe elementare disse alla scolaresta: cari miei ragazzi, oggi finalmente dopo anni noi iniziamo a studiare, a parlare il russo, la lingua dei nostri padri, la lingua dei nostri nonni, la nostra lingua, la lingua russa. E questo insegnante, intanto che diceva queste parole, piangeva. Ecco, questo per me è uno degli elementi più toccanti che mi riportano a questa dimensione identitaria che vede il legame alla propria lingua, il legame alla propria storia, il legame alle proprie tradizioni, una delle componenti più importanti. Ci descriva il conflitto nel Donbass così come l'ha potuto percepire con i suoi occhi. Io potrei riassumere proprio in due parole: la distruzione totale. Interi villaggi ridotti a cumuli di macerie, l'aeroporto di Donetsk completamente distrutto,
le infrastrutture sociali, civili, completamente distrutte. E io parlo di abitazioni, parlo di supermercati, parlo di ospedali, di scuole, parlo di chiese. Ecco, la sensazione che da parte di Kiev ci sia sempre stata la voglia di distruggere le infrastrutture del Donbass. Kiev continua a parlare di questa operazione antiterrorismo contro la popolazione del Donbass, un'operazione antiterrorismo finalizzata a cacciare gli eventuali terroristi russi che secondo Kiev sarebbero presenti nel Donbass. Io non ho mai visto nessun terrorista russo presente nel Donbass, io invece ho visto tantissimo terrore negli occhi dei civili, negli occhi dei bambini che stanno vivendo nei sotterranei e che non dimenticheranno mai le sofferenze che stanno vivendo con questa guerra. Nel Donbass uomini, donne, minatori, lavoratori, gente di tutte le età, dallo studente di 20 anni al pensionato di 60 anni e anche oltre, tantissimi civili che a un certo punto della loro vita hanno deciso di abbandonare tutto, di imbracciare il Kalashnikov e di difendere, come ho detto prima, tutta una serie di valori, la libertà nel poter parlare la loro lingua, nel poter vivere secondo la loro tradizione. Certo, io ho visto anche tanti volontari russi arrivati da tutte le regioni della Russia per difendere quella che loro dicono, la loro terra, per difendere il loro popolo. Non va dimenticato che nel Donbass la maggior parte della popolazione è strettamente legata da un punto di vista familiare con i russi dall'altra parte del confine. Quindi perché un fratello non dovrebbe aiutare il proprio fratello? Ipotizzare una soluzione a breve termine penso sia piuttosto difficile. Io posso riportare solo delle sensazioni. Io sono convinto che quando il dolore, la sofferenza raggiungono dei livelli così alti, è difficile tornare indietro. Posso riportare un esempio, padre e figlio, che entrambi sono andati al fronte a combattere, un papà che ha sempre cercato di proteggere proprio figlio durante i combattimenti, fino a che a un certo punto un cecchino uccide il papà e muore nelle braccia del figlio. Ecco, per questo ragazzo ipotizzare un ritorno a una situazione precedente al Maidan penso sia piuttosto difficile. E credetemi, di queste situazioni ce ne sono veramente decine. Quindi se ci sarà una soluzione, mi auguro che possa arrivare dalla politica, ecco, e che si arrivi quanto prima a una cessazione dei combattimenti, quindi dei lutti, delle morti, dei bombardamenti e della sofferenza. Это ваши? Мои работы, да, я художник. Поэтому вот видите, все, что есть у нас в Донецке, это вот я рисую мои родные края, наших собак. Это работы, которые посвящены моему городу, военные работы. Мы все очень пострадали, потому что у всех нас есть погибшие друзья, родственники. У всех есть пострадавшие. Кто вас бомбит? Ну, то, что наблюдаем мы,
Мы считаем, что нас бомбит украинская армия, на это указывают траектории прилета снарядов. Было, конечно, очень страшно. Мы в прошлом летом вообще, можно сказать, не выходили из дома. Прошлое лето было очень страшное. И зимой то же самое, когда просто вот бомбят. У них там они всю зиму прожили там без света, без воды, без газа. Ну, это тяжело на это смотреть. Тяжелая ситуация с лекарствами. Сюда блокада. Со стороны Украины блокада лекарств. Со стороны России сильнодействующие лекарства ну, не пропускают. Но никто не знает, как это будет происходить, что еще, кто еще сюда придет, почему придет. Люди, которые попадают в плен к Азову, к каким-то батальонам, очень издеваются над девочками, над женщинами. Могут порезать органы, порезать животы и туда справлять свою мужскую нужду. Справляют мужскую нужду оральным сексом. Вплоть до того, что девочки захлебываются. Начали выходить со своих укрепточек. И так получилось, что снайпер обошел позицию моего отца. Мой отец был пулеметчиком. И сбоку выстрелил в висок. И при этом мой отец упал. Мы не знаем, что будет дальше, но все, абсолютно все, и та сторона, и наша, мы надеемся, что это в скором времени прекратится. Сейчас момент такой, что нужно забыть о том, что кто-то виноват, искать виноватых. Путин, Обама, Меркель. Нет. Сейчас важно то, что задуматься вообще, куда идти, как быть и что строить. У меня ребенок родился 27.07.2014 года. Снаряд попал в роддом, вот, во время моих родов. Так что рожала ребенка в подвале. Ho deciso di partire perché questa guerra nel cuore dell'Europa mi sembrava incredibile che avesse così poca copertura mediatica, che se ne parlasse così poco e soprattutto che si parlasse di una sola parte, quella legata alla giunta di Kiev, quella ucraina, e non si sapesse assolutamente niente delle ragioni o dei torti dell'altra parte, quella dei filorussi del Donbass, insomma, no? Siccome ormai sono un po' vecchiotto per esperienza, so che dove c'è omertà, io la chiamo omertà perché l'omertà è quella cosa che copre i crimini. La guerra è sempre un crimine in sé e poi ci sono delle guerre che nascondono e scaturiscono da responsabilità criminali, appunto. Quindi non parlarne, non ricercarle queste responsabilità, non andare a verificare con i propri occhi. Secondo me è omertà, non è solo mancanza di informazione. Potrei raccontarlo con solo le due parole, che però sono due parole agghiaccianti, insomma. Pulizia etnica. La cosa che ho cercato di denunciare, sia con gli articoli, sia con i reportage video, è che appunto nel cuore dell'Europa, nella omertà generale e nella complicità con la giunta al potere a Kiev, sta avvenendo una pulizia etnica. Perché parlo di pulizia etnica? Perché quando sistematicamente vengono colpite tutte le strutture e le infrastrutture civili, tutti gli ospedali, tutte le scuole, tutte le fabbriche, incluse quelle di scarpe o di altre cose, tutti gli acquedotti, tutte le centrali elettriche, questo significa semplicemente e brutalmente che si vuole eliminare, cacciandola o facendola morire, una popolazione dalle proprie terre e girando nell'area di Lugansk, da Perviomaisk a Lugansk, ad altre località, questa tremenda realtà risultava di un'evidenza abbagliante, insomma, no? Quindi
Questo mi ha fatto pensare ancora di più alla gravità dell'omissione, che ripeto, chiama omertà di informazione su questa vicenda, che c'è specialmente nei paesi occidentali. C'è però una voce, quella del terrorismo, che dice che sono gli stessi terroristi filorussi. Se ti interrompo, ma questa è una cazzata, senza pedale, insomma. Peraltro non è neanche una novità, insomma, queste strampalate teorie su vocazioni suicide delle popolazioni, non è neanche la prima volta che le sento, se ricordiamo l'attacco a Gaza con fosforo bianco nell'operazione Piombo Fuso condotta da Israele, che guarda caso è molto amica, poi forse ci andremo, di questa giunta al potere in Ucraina. E anche lì si diceva che le vittime civili c'erano perché i feroci terroristi palestinesi si facevano scudo dei bambini, no? Sono veramente, sono cazzate, però sono cazzate gravi, perché sono cazzate macabre. Quello che io ho visto nel Donbass è prettamente una guerra contro i civili. Io sono stato sulla prima linea anche a Pervio, ma ho parlato con i combattenti filorussi. Loro stessi denunciavano il fatto di essere attaccati molto meno in quanto miliziani, in quanto milizia, in quanto militari armati, di quanto fosse attaccata la popolazione, di quanto i tiri dell'artiglieria o spesso le incursioni aeree passassero le linee militari cosiddette e colpissero gli obiettivi civili. Ma ripeto, questo era evidente dalla sistematicità in cui questi obiettivi sono colpiti. E può accadere, ed è atroce, che venga colpito un ospedale in una zona di guerra, ma che vengano colpiti tutti gli ospedali e tutte le scuole e tutti gli acquedotti e tutte le centrali elettriche e tutte le fabbriche, beh, questo non può che essere indice di una criminale e sistematica volontà, ripeto, di soffocamento della popolazione civile. Guardare, d'altronde, quella che si sta configurando là è anche una guerra razzista. Non a caso buona parte delle milizie, ormai peraltro organiche all'esercito ucraino, sono milizie come il battaglione Azov, o l'Aidar, o il Dniepro, e ce ne sarebbero altri, che fanno esplicito riferimento anche nei simboli che usano sulle uniformi, l'SS e la svastica, a un'ideologia di tipo nazista. Questi volontari, i battaglioni cosacchi, il battaglione fantasma, che è un battaglione internazionale, chi combatte nel Donbass si ritrova a combattere, come nella seconda guerra mondiale, i nazisti che avanzano in quell'area. Ho fatto prima riferimenti specifici ai battaglioni nazisti che ci sono lì, perché poi l'esercito ucraino è un esercito, in realtà, non dico allo sbando, ma quasi. In Ucraina ci sono dei drammi sugli arruolamenti, le persone, i giovani non vogliono partire per il fronte, non vogliono partire per il fronte perché molti sanno che vanno a sparare spesso contro i loro parenti, nel senso stretto del termine, non soltanto in quello dell'Ucraina, ecco, della nazionalità. E poi il regime ucraino è uno tra quelli più corrotti del mondo, per cui per chi può comprarsi un esonero dal servizio al fronte, lo fa. Le tariffe, quando c'ero io, le conoscevo come le conosco io, figuriamoci se le conosco loro, dai 600 agli 800 euro, tutti compri la possibilità di non andare a combattere al fronte. Questo che comporta che le fasce più abbienti, che sono poche comunque, si possono permettere questo, e gli altri devono o andare sul fronte o cercare di fuggire. Molti, io ho intervistato disertori, lo metto fra virgolette perché per me credo che sia un fatto di onore essere disertori di certe guerre, che sono fuggiti in Pridnestrovia, Trasnistria, in italiano, o in altre aree dell'Ucraina.
signori che hanno rotto le gambe ai figli, spezzate le gambe ai figli, con figli consenzienti, perché non venissero presi e mandati sul fronte ucraino. Lo sforzo, l'attività militare più micidiale, e anche quella più criminale, perché si parla di rappresaglie, di fosse comuni, di tortura, viene condotto da questi cosiddetti battaglioni di volontari che sono pagati direttamente spesso dagli oligarchi e sono legati ai settori più fascisti della nuova Ucraina, tipo Pravi Sector appunto. Ho visto le foto di una anziana ebrea con ancora il numero di tatuato di Auschwitz sul braccio, uccisa sotto un bombardamento ucraino, e lui diceva, molto colpito, là non ci sono riusciti i nazisti l'altra volta, ci sono riusciti ad ucciderla i nazisti questa volta. Se la giunta di Kiev avesse avuto la possibilità di avere una prova di un coinvolgimento diretto dell'esercito russo, queste prove sarebbero venute fuori, non è mica così, o hanno un esercito fantasma come la brigata, benissimo, può darsi, però è strano che non ce ne, anche perché sono appoggiati direttamente dalla CIA, e credo che è uno dei servizi di informazione migliori del mondo, quindi se avessero delle prove potrebbero, ma al di là di questo, ci sono russi che combattono lì, che vengono dalla Russia, sono volontari russi, io ne ho conosciuti diversi, molti, molti sono giovani, come ci sono anche volontari di altre nazionalità. Che poi ci sia un aiuto russo alla popolazione e forse anche un aiuto di tipo militare che non saprei quantificare, ma certo non è enorme, a chi combatte nel Donbass, questo mi sembra anche legittimo, perché è una popolazione russa che è sotto un attacco di tipo etnico, fra l'altro, e non capisco perché non dovrebbe essere aiutata o sostenuta nei limiti del sostenibile. Se ci fosse questo fantomatico appoggio russo, credo che la questione del Donbass avrebbe tutt'altro rilievo in questo momento, insomma, no? Con questo, ripeto, non mi sento di poter negare che non arrivino aiuti dalla Russia, affermo che arrivano anche volontari combattenti dalla Russia come da altri stati, ma non c'è un grosso impegno militare diretto russo. In parte anche apprezzabile come scelta, perché in una situazione così quello potrebbe essere veramente l'innesto della deflagrazione di questo conflitto a livello di scontro fra due potenze come Russia e Stati Uniti. Gli ucraini, che siano russofoni o meno, hanno avuto modo di sperimentare in questi anni la cosiddetta libertà del libero mercato, il modello occidentale, no? Di libertà, e questo modello non credo che abbia funzionato bene per tutti. Pur essendo nel Donbass sotto attacco, un attacco sistematico molto duro, molto violento come quello che abbiamo descritto, si sperimenta, e questo è molto interessante, una nuova forma di società che ha in sé degli elementi socialisti, forse anche tra virgolette nostalgici di quello sovietico, ma che non è solo una nostalgia. E basti pensare che anche per la ricostruzione, che è in atto nel momento stesso in cui vengono distrutte queste strutture, no? Degli ospedali o delle scuole materne o degli asili, si creano consorzi, cooperative, si cerca di mettere già i primi elementi di una società che sia solidale e che non sia solo una società basata sul potere del denaro, insomma, no? Credo che l'unica soluzione possibile, ormai non dico probabile perché non lo so, ma possibile, è che Donetsk, Lugansk e tutta quest'area divengano la Repubblica di Novorossia, e che questa Repubblica venga riconosciuta a livello internazionale, quindi anche difesa a livello internazionale, perché mi sembra veramente, anche qui tragicamente, molto improbabile che soluzioni che forse prima sarebbero state possibili, una forte autonomia per esempio, autonomia regionale nello stesso Stato ucraino, siano ancora percorribili, perché
dopo due anni di questi crimini così efferati nei confronti della popolazione, pensare di poter ritessere anche una piccola tela di fiducia verso le autorità di Kiev è assolutamente impossibile, insomma, è assolutamente inimmaginabile. Что такое разрывы града, знает, когда падают снаряды, когда стреляют наши, когда стреляют от нас. Ваша дочка? Да, она это все знает. Она пережила войну, мы никуда не выезжали. Спасибо, извините, ДНР. Они лично свою еду носили детям, приносили. Вот, поэтому я не знаю. Я вообще за мир, я за Донбасс. Я не против Украины. Да. Просто пусть они оставят нам покой, пусть они дадут нам жить. Просто жить. Обстановку. Дети ходили в спортивный зал, готовились к соревнованиям. Конечно, спорт повышает и уровень здоровья, и эмоциональное состояние. И наши дети, они